state arrabbiando. Però, chi l'avrebbe detto? Da allora la stella di Ercole si levò alta. Era così splendente che la luna sembrava buia. Non ce n'è per nessuno ormai. Di tutta la Grecia è più esaltante degli eroi. Ercole sa come si fa ad affascinare tutta quanta la città. Ieri era zero.
Non stiamo qui a fare i peli agli elefanti. Signori, poche! Mannaggia, che fortuna! Ma ce ne andiamo! Non giochiamo più con te! Il viaggio a vincere è facile. Gratta e vinci, vinci spesso, vinci adesso. Buongiorno a tutti, da me e dalla mia collega cinesca Sara. Buongiorno Bruno, apriamo con una notizia incredibile. A Carezza sono iniziate le prestigiose selezioni per il premio letterario Strega 2009. Prego la regia di far partire il servizio. Auguri! Grazie! 12 anni! Sara, buon compleanno! Grazie! Ciao! Ciao Reggio! Ciao! Sono il figlio del Enrico Mentana! Come va la mia squadra elementare? Bene, bentornati, e ora andiamo a Carezza, in provincia di Bolzano, a vedere che cosa hanno fatto alcuni adulti di una parrocchia di Melegnano. Telefono no, telefono no, telefono no. Giganti sulla vita, cede solo tonnellate, molti sembrano poemi, altri sono buffonate. Io non voglio fare il culo e riempire... No! Chiesto di chiamarti apposta mentre... No, è che le relazioni familiari... Ah, ecco, vanno prima. C'è anche il telefono che suona. Pronto? Ciao Paolo. Tutto bene, stiamo lavando i piatti. Amici, tutti al telefono! Tutto bene, tutto bene. Non vogliono farlo, Chiesa? Chi? La Rita mi ha detto che devo stare zitta. Sì, tanto. Io voglio di cantare. È arrabbiata, è arrabbiata oggi la Rita, no? No, è che già, sto già pensando a domani. Sto già pensando a domani che non mi vede più dalla mia. Ah, ecco. C'è già nostalgia, capito? Guarda come sfregano. Andiamo, vediamo. Facciamo il test qualità. Vedi, qua si risciacqua. Ma devi guardare la pentola, Andrea. Che miseria. Devo filmare la pentola o te? No, dimmi. La pentola. La pentola, ma anche un po' te. Anche la Gabriella, poverina. Anche la Gabriella. Guarda. È la pentola dell'arrosto. È la più, ah, la più bella. E si lava di là. Guarda, ok. Qua si risciacqua. Ma sempre con l'acqua calda. Tiepidina perché si è troppo fredda. Non mi fanno calmare, ma perché devo stare zitta. Cuidado. La polizia va. Grazie. Potresti dirmelo un pochino più carinamente. Per piacere. Pulisci adeguatamente. Questo, ma l'ha appena lavato con un po' d'acqua. Devi sprecare l'acqua.
Cos'è sta roba? Mi fa impressione. Vogliamo qualcosa in cambio. Vogliamo qualcosa in cambio. No! Una gag comica. Panus. O Panus. Panus, vero? Mi sembri uno del 700. Ecco, come avrete capito, questi adulti hanno rinunciato alle proprie ferie per dare una mano durante la vacanza dell'oratorio. Hanno passato molto tempo in cucina, ma non per questo non si sono divertiti, anche lavando i piatti. Vediamo infatti cosa hanno combinato. Eh sì, dovete fare la gara dei bicchieri in faccia adesso. Le abbiamo detto che è il protagonismo, guarda, basta, avete dato. Ma nella casa non c'erano solo i nostri adulti, vediamo chi altri li ha aiutati. Uno per... Un piccolo segno. Va bene, grazie. Non ci state. Grazie. Facciamo un applauso e ringraziamo uno per uno, vediamo
alla Rita, che è lì per prima. Ringraziamo la Laura Zanoni. Diamoli grazie, proprio grazie Laura. Il nostro cuoco alias Pino. Le nostre mamme, la Gabriella. Colui che col suo vincastro ci guida, il nostro pastore, il Don Paolo. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Signor, devi concentrare.
miracolo. Sì, quel mantello sì. Quel mantello lì. Quello sì. Quanto è bravo Fiotte. È un po' sì, vero. Grazie. Io vado al Grande Fratello. Tira, tira su sia Chuck sia coso. Siete pregati di spegnere i cellulari? Sì. Ce non ce li hanno. E uscite sono lì, lì, lì. Nell'antica Grecia, fra l'unione tra Zeus, il capo degli dei, ed Era, la dea madre, chi era? Nacque Ercole, spruzzo di sole. Ma dall'altra parte del mondo, Ade, il fratello di Zeus, bramava piani persi. Sono sul punto di riorganizzare il cosmo. E l'unico bietone che può impedirmelo si fa le sue scampagnate nei boschi! E così?